Buongiorno e benvenuti amici di Vintage Gamers a questa nuova puntata dedicata ai grandi classici arcade. Oggi vi parlerò del rompicapo per eccellenza da sala giochi, che fece il suo ingresso alla metà degli anni 80 e vi rimase per tutti i decenni successivi, catturando i giocatori in un vortice di ragionamento e velocità mai provati prima. Sono certo che avete già capito di che cosa sto parlando, ma adesso è tempo di concentrarsi, di liberare la mente e di isolarsi dal mondo. È tempo di abbattere il muro. Tetris. Tetris è un gioco di logica e ragionamento, creato in Russia nel 1984 da Alexei Pasinov, il quale affermò di aver preso ispirazione dai pentameni, figure composte da 5 quadrati identici connessi tra loro lungo i lati, usati in tempi antichi per giocare a riempimento, colmare una superficie divisa in quadrati senza lasciare spazi vuoti. Così come nella versione arcade creata da Atari, lo scopo è quello di formare un numero prestabilito di linee orizzontali, incastrando tra loro alcuni mattoncini colorati in caduta libera dall'alto del vostro schermo, senza lasciare nessuno spazio vuoto. Il gioco è composto da una serie di livelli a difficoltà crescente. Si parte da schemi basilari, per arrivare a complesse aree da superare. È crescente anche la velocità del gameplay, che vi costringerà ad un minor tempo per ragionare ed una maggior prontezza nei riflessi. Esiste anche la modalità versus, nella quale un giocatore potrà aggiungersi in qualsiasi momento del gioco, pronto per essere sfidato. Sarà una gara contro il tempo. Il primo che terminerà il numero di linee richiesto sarà il vincitore. Ad alietare le vostre partite faranno da sottofondo note di canzoni popolari russe ed un simpatico cosacco che darà quel tocco di animazione ad un gioco altrimenti statico. Non essendo stato brevettato, Tetris è diventato disponibile praticamente per qualsiasi dispositivo. Successo centrato, ovviamente, da Nintendo, che sviluppò il gioco su tutte le proprie console domestiche e portatili. Famosissima, la versione venduta in bundle con Game Boy, che vide l'azienda vendere ben 1 milione di esemplari. Meno famosa la versione di Sega, che concentrò i suoi sforzi sul ben più noto Columns, versione vintage di un possibile Candy Crush. Il gioco originale ottenne dei sequel sviluppati solo su console domestiche. Tra questi ricordiamo Tetris 2 o il bellissimo Tetris Attack, entrambi con un comparto grafico migliorato e obiettivi da raggiungere per rendere il gioco più movimentato. Il nostro appuntamento per oggi termina qui. Iscrivetevi al nostro canale YouTube per restare aggiornati su tutti i video che pubblicheremo. Ciao da Vintage Gamers, videogiochi degli anni 80 e 90.